tagli ai costi della politica e scontro in regione. L'Assemblea legislativa ha richiesto al tavolo delle regioni l'abrogazione dei vitalizi a partire dal 2012. Nel frattempo monta la polemica tra i consiglieri regionali sulla facoltà di rinunciare o meno al vitalizio prevista dall'emendamento del consigliere Bugaro. Ciò che invece non abbiamo compreso, almeno io non l'ho compreso, ma come me moltissimi altri consiglieri regionali, era la portata finanziaria, economica, il peso di quella potenziale rinuncia. Avessero rinunciato all'improvviso tutti quanti i consiglieri, sarebbe stato per l'ente un peso enorme da non poter risolvere nei prossimi mesi. La posizione che è stata sollevata è quella che se tutti i consiglieri facessero contemporaneamente domanda determinerebbe un aggravio alla regione. Questo per un verso è vero, ma sarebbe un aggravio che, se poi spalmato in più anni, sarebbe accettabile a mio avviso, e questa è una valutazione del tutto personale, e indubbiamente nel suo complesso ci sarebbe comunque un risparmio rispetto, diciamo così, ai vitalizi che dovranno essere poi concessi in futuro. A fronte di una restituzione una tantum di qualche centinaia di migliaia di euro complessivamente, o qualche milione di euro, posto che tutti rinuncino al vitalizio, la regione nel medio periodo risparmia decine di milioni di euro. Se tutti i consiglieri rinunciano domani mattina al vitalizio, la restituzione è lo 0,01% del bilancio regionale. Non mi sembra una cifra da cui non si può far fronte. La richiesta di abolizione dovrà essere inserita però in una legge più organica di riduzione dei costi. L'abbassamento, diciamo così, del costo della politica, in particolar modo delle indennità del consigliere regionale, va visto nel suo complesso, e un livellamento verso il basso, diciamo così, in linea con quello che è il reddito di una famiglia normale, ci deve essere però parificato a una serie di altre situazioni che comprendono comunque la politica e quello che è l'attività burocratica legata alla politica, e deve tener conto di un aspetto fondamentale, che questo è un esempio, cioè deve essere praticamente un modo di rideterminare un percorso politico come servizio. Un pacchetto di riforme che dovrebbero dare a questa regione un ulteriore primato, non quello che ha già di ultima regione per i costi della politica, ma un ulteriore sforzo per poter risparmiare rispetto al costo dei politici, della pubblica amministrazione, degli enti strumentali e così via. Per cui il vitalizio va ricompreso lì dentro, questo ragionamento che faremo. La scelta spetterà ad ogni singolo consigliere. A disposizione un mese di tempo per decidere.